riguarda tasse e tariffe. Tutte le tributarie sono rimaste invariate, non è stato applicato nessun aumento ad aliquote, tra l'altro per il comune di Bucine particolarmente basse, sia per l'addizionale che per IMU e TASI. Per quanto riguarda invece le tariffe, un piccolo adeguamento al costo del servizio mensa scolastica e pasti a domicilio. La mensa scolastica aveva un costo di 4,52 euro, fermo dal 2011, e l'abbiamo portato a 4,80 euro nel costo massimo, che è sempre comunque pari all'80% del costo del pasto per il comune. La cosa principale non è tanto questo incremento quanto la rivisitazione delle fasce ISEE per stabilire il grado di compartecipazione in base al reddito da parte dei cittadini. Stesso discorso per i pasti a domicilio, che sono forniti per circa il 50% gratuitamente e per i quali nel 2019 abbiamo incrementato quasi del 50% il numero delle forniture. Detto questo, per quanto riguarda le voci principali di bilancio, vorrei sottolineare come il Comune di Bucine destina molte risorse ai servizi, sia scolastici che sociali. Servizi scolastici e contributi, un comune come Bucine, che ha comunque entrate tributarie di 4 milioni d'euro e 500 mila euro dello Stato, destina 800 mila euro per i servizi scolastici e 600 mila euro per i servizi sociali e esigenze abitative. Credo che questa sia un'attenzione importante verso i propri cittadini e verso soprattutto le fasce più deboli, minori e anziani o comunque chi ha difficoltà. Per quanto riguarda gli investimenti, noi quest'anno abbiamo previsto in bilancio opere pubbliche, quindi di nuovo finanziamento per 1.300.000 euro, di cui 600.000 euro a questo momento previste con copertura di mutui, mentre gli altri con oneri e comunque entrate di bilancio. Si darà priorità, come meglio la spiegherà l'assessore ai lavori pubblici, alla manutenzione e alla messa in sicurezza del nostro territorio e degli edifici pubblici.